Come migliorare l'audio dei propri video anche senza essere un esperto? Prima di proseguire, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Bene, questo video è dedicato a chi fa video, per esempio, sui propri canali social, sul proprio sito, eccetera, ma non è un esperto e soprattutto per la gestione dell'audio e in particolare la gestione dell'audio della propria voce. Questo perché non sempre si ha a disposizione delle attrezzature professionali, dei microfoni di qualità o anche della strumentazione adatta per gestirlo. Però con alcuni semplici consigli si può migliorare notevolmente l'effetto e la resa della propria voce in un video. Questo video viene fatto utilizzando il software Vegas, che è quello che io utilizzo per montare i video. Però la gestione dell'audio e soprattutto gli strumenti con cui modificare ed effettare l'audio sono disponibili su qualsiasi tipo di programma, sia di gestione video che se si tratta l'audio separatamente in un programma più dedicato. Quindi la procedura è esattamente la stessa. Premetto, prima di entrare nel vivo, che migliore è la qualità di acquisizione, sicuramente migliore sarà il risultato, anche perché miracoli non si possono fare. Quindi, da una migliore registrazione sicuramente si ottiene una voce migliore. Contemporaneamente non si può ovviare a tutti i problemi se c'è una registrazione acquisita male. Però, attraverso questa procedura, è comunque possibile migliorare notevolmente il risultato. Entriamo nel vivo e per l'occasione andrò a ripescare un vecchio video che ho fatto nel quale ho registrato l'audio e anche il video direttamente dal cellulare, in modo tale che si possa capire come da una sorgente audio-video normale si possa riuscire a tirar fuori un audio di qualità sicuramente migliore. Prima di tutto andiamo ad ingrandire la nostra traccia audio in modo da dare un'occhiata e quindi da avere un colpo d'occhio di quella che è la forma d'onda del nostro audio, in modo tale da capire subito se ci sono dei picchi, se il livello è ottimale e andare poi ad intervenire. Evidenzio questa parte e mi disinteresso della traccia video perché vado ad occuparmi dell'audio. Apro la mia lista di plugin. I plugin sono quelle strumentazioni elettroniche che si applicano ad una traccia e che hanno ognuna una funzione particolare. Come vedi, la lista è enorme, ci sono tantissime opzioni. Noi andremo a cercare tre strumenti specifici e è importante anche l'ordine con cui si aprono. Un gate, un equalizzatore grafico e un compressore. È importante seguire un ordine perché ognuno di questi strumenti va ad applicare il proprio effetto successivamente a quello precedente, che può sembrare una banalità, però nella fase di processo dell'audio, a seconda di ciò che faccio prima o dopo, ha un impatto diverso. Quindi l'ordine è gate, equalizzatore e compressore. Iniziamo dal gate. Il gate è quello strumento che serve fondamentalmente per togliere il rumore di fondo. È uno strumento piuttosto semplice perché, come vedi, ci sono solo tre livelli su cui si può intervenire: threshold, che vuol dire soglia, attacco e rilascio. Soglia, lo dice da sé la parola, è la soglia di intervento, ovvero a partire da quale valore il mio effetto praticherà la sua funzione sull'audio. Come vedi, se io aumento la soglia, il gate inizia a mangiare le parole ancora di più del mio accento toscano. Questo underground si intende qualcosa di più. Ora, soprattutto in nel questo pop caso, ma country come in dei tutto il nostro tutti vogliono fare percorso, fighi è e dimenticare fondamentale essere più ciò che forti, ci comunica il dimenticare nostro essere più orecchio. Non ci tutti, sono dei valori giusti o dimenticare essere sbagliati, diventati ma tutti, devo allenare l'orecchio bisogna a imparare a sentire diventare in che tutti, modo il plugin bisogna impatta imparare sull'audio. troppo, Quando bisogna io mi rendo imparare la conto massima che popolazione possibile, ottengo un a quel effetto punto
desiderato, quindi inizio a togliere del rumore, ma non tolgo chiarezza sulle parole, vuol dire che ho raggiunto la soglia giusta. Debba essere forza così, anche qualcosa che parte underground può diventare mainstream, e questo vuol dire che chi l'ha Io fatto vado è semplicemente ad alzare e o abbassare la soglia per iniziamo a parlare del cercare di capire quando questo iniziamo gate ad entrare interviene. nel tema parlando di Lascio qualche millisecondo di attacco in modo tale da rendere l'effetto più naturale possibile, perché l'obiettivo è quello di far percepire la nostra voce naturale e non troppo effettata. Se io mi rendo conto che l'effetto entra in azione, il risultato è sgradevole anche per chi ci ascolta. Di conseguenza, allo stesso modo, lascio qualche millisecondo di rilascio in modo tale che quando l'effetto va via e ritorna la voce non processata, non ci sia allo stesso modo uno scalino che può essere fastidioso. Ecco che semplicemente intervenendo su questi valori e soprattutto in particolar modo sulla soglia, io riesco ad eliminare un po' di rumore di fondo che è indubbiamente fastidioso. Passiamo poi all'equalizzazione. Ci sono decine di scuole di pensiero e anche un certo dibattito su come effettuare una buona equalizzazione e in particolare una buona equalizzazione della voce, che è sicuramente una delle parti di audio più delicate in assoluto. Però io seguo la scuola di pensiero che è la seguente. L'equalizzazione serve per togliere tutto ciò che è sgradito dalla nostra traccia audio. Serve per togliere quelle frequenze che sono o fastidiose di per sé o che vanno ad accavallarsi con altre frequenze analoghe di altre tracce audio. In questo caso noi interveniamo soltanto sulla voce, quindi non ci sono altri elementi che potrebbero andare in contrasto, perché due suoni che intervengono sulla stessa frequenza si annullano a vicenda. Detto molto semplicemente, ci sarebbe poi da parlare di fasi, ma non è questo l'ambito adatto. In generale, per migliorare la nostra voce, dobbiamo andare a togliere le frequenze che non ci servono in modo da ripulire il più possibile il nostro file audio. Parto subito dal dire che un'equalizzazione di questo tipo non ha alcun senso, perché se io vado ad aumentare drasticamente i livelli di alcune determinate frequenze, creo della distorsione e creo anche della sporcizia. Questo perché il nostro strumento digitale va ad amplificare delle frequenze che molto probabilmente o non ci sono nel file originale, o non sono così sviluppate. Di conseguenza vado a creare digitalmente qualcosa e questo intervento crea del rumore di fondo. In sostanza, ciò che ho tolto precedentemente viene amplificato dopo. E allora è un'operazione completamente sbagliata. Se prendo la stessa forma d'onda e abbasso tutto, già intervenendo allo stesso modo, ottengo dei risultati notevoli perché non ho tutta questa distorsione creata dall'intervento digitale. La nostra equalizzazione andrà a togliere delle frequenze e non ad aumentarle digitalmente, se non per dei piccoli elementi. Ci sono due grandi famiglie che si contrappongono nel mondo dei DJ. Da un lato, Leggendo la gamma di frequenze si va da sinistra verso destra, dai bassi agli alti, ovvero una frequenza di 50 Hz è molto bassa, è proprio il limite udibile dall'orecchio umano, mentre una frequenza di 10.000 Hz si va sulle parti altissime. Vado prima di tutto a togliere i bassi perché la voce umana si attesta su delle frequenze medie e medio-alte e per quanto riguarda le donne, si sposta leggermente più sulle parlare di frequenze alte. commerciale, qualcosa di più generalista, che sia più alla portata di tutti potenzialmente. Invece l'underground si intende qualcosa di più specifico e particolare. Ora, soprattutto nel nostro mondo dei DJ,
Tutti vogliono fare i fighi e vogliono fare a gara ad Tutto essere ciò più che sta figo del mondo, sotto però di non mi contro serve, tutti non mi cercano la interessa e mafia crea o la del rumore di corruzione. fondo Ed è e in del questo fastidio. contesto che bisogna Quando mi cambiare accorgo che la l'inserimento. mia voce diventa nasale Perché come non si quella di può, Ramazzotti che purtroppo, canta, rimanere vuol dire che nella sto tagliando massima popolarità troppo e allora possibile della ritorno comunità leggermente indietro. popolare. Ecco che prima di tutto ho tolto i bassi e ciò che non mi serve dal lato sinistro. Sindacato come Poi mainstream. ho modo di intervenire su altri Sociale, tre o anche quattro economico, valori parte nel del mio mercato spettro non di può diventare frequenze. mainstream. E questo vuol Prima di dire tutto che vado a una cercare fattoria delle con molti frequenze clienti non può fastidiose. Di corrispondere. solito la Ecco, frequenza dei iniziamo a modulare 240 Hz senza è ipocrisia. una Cerchiamo da di togliere mitigare il problema sempre perché parlando c'è di un voce. Deve particolare essere più fluida, rimbombo nei cerchi che dei medio-bassi pubblici che siano più comunque ampi e non siano serve a realisti niente. possibile. Per essere più Se invece preciso vuoi possibile, io diminuire vado ad l'impatto amplificare la forma acustico in d'onda qualche in modo limitato, alto, mi vai nella sfera del cerco minimale. di Non è che capire, deva sembrare scorrendo con la ridicolo, mia è voce, semplicemente una scelta. quando ci sono dei rumori veramente fastidiosi, e allora mi rendo conto che quella in particolare è la frequenza da togliere. E allora tiro giù il gain in modo tale da creare una piccola buchetta, detto in termini assolutamente non tecnici, da cui vado quindi a scavare la frequenza e poi posso allargare o diminuire lo spettro d'azione attraverso il Q. Una volta trovata questa frequenza, che tolgo un pochino, Quindi cerco di sacrificare andare quelle a particolarità capire per quali sono invece le l'unità? frequenze su Oppure se cui invece vuoi puntare in si questa trova la direzione, mia ma ti voce devi in specializzare in particolare. qualcosa di particolare, E quelle invece altrimenti le sei sempre amplifico un l'errore po', numero uno. perché Anche da quel lato sono le potresti frequenze cambiare che più mi ambi i servono. campi, Allora si può cambiando la dare variabile, un forse tocco di anche gain, l'errore. Il consiglio tradotto è livello di sostituire segnale, ciò che in modo sbagli tale con ciò da che fai bene. aumentare un po' Perché se ottieni dei grandi quella che è risultati in una cosa, ciò veramente non la significa frequenza che non ti principale puoi su impegnare cui per non si basa la arrivare. mia voce Anche e diventare posso famoso per allargare diventare lo multimilionario spettro è molto perché particolare, può se quella è essere la frequenza principale, perché più o meno vai intorno ci a saranno pescare quali quelle sono che le più tue vengono preferenze, quale insistite delle dal poche tono della possibilità mia di ascolto voce. E allora che hai allargo un po' lo avuto spettro, fino ad aumento ora, un po' il tenendo livello di sempre segnale in e basso so la che frequenza quella parte e di andare più in frequenze basso, è quella su cui lascia il livello si di gioca segnale più o meno diminuito, tutto quello che magari dico. sei troppo mainstream, Dopodiché, con oppure l'ultimo sei troppo punto, se il underground, tuo se equalizzatore grafico ha il tuo quattro pubblico non punti, poi segue ovviamente ci sono anche nessuno, quelli molto questa più misura evoluti, ne puoi avere diventa anche veramente tantissimi, però difficile. Ma come non semplicemente si farlo tratta di allora, ripetere le quando stesse il tuo azioni, equipaggiamento sta nelle si può dimensioni e decidere le tue se dimensioni non aumentare coincidono l'una nell'altra, tutta la perché parte allora non alta, conviene. che anche se arrivo a delle frequenze non udibili, però non mi dà fastidio, altrimenti se sulle parti un po' più Sono alte due c'è del campi rumore di diversi, fondo, un vado a trafforo dare un rumoroso piccolo che tocco che da poi un lato scende mainstream, sulle cose più alte. dall'altro Questo lo devi underground. vedere te in Mainstream base in alle modo prove che corretto, stai underground facendo commerciale nell'utilizzo qualcosa dell'equalizzatore. aggiungi Adesso che ho tolto tutto ciò che non mi serve ed ho amplificato solo quello che veramente sono le frequenze della mia voce, andiamo al compressore. Il compressore, ci sono dei corsi veri e propri, anche piuttosto costosi, su come utilizzarlo. Quindi è uno strumento anche piuttosto complicato, su cui anche lì ci sono delle scuole di pensiero e un certo dibattito, ma soprattutto non è così semplice né capire come funziona, ma neanche capire ciò che sta succedendo al mio file audio una volta che interviene il compressore. Bisogna fare un po' di attenzione e cercare di allenare l'orecchio alla compressione. E questo possono volerci anche anni, ma nel nostro caso si tratta di andare ad intervenire per dare una certa armonicità alla traccia della voce, ovvero che la nostra traccia di voce suoni tutta uguale allo stesso livello nel corso di tutto il video e che si vada a togliere un po' di dinamica, ovvero che quando parlo piano e quando parlo forte si senta più o meno allo stesso modo. Il rischio di una compressione estrema è che si vada ad amplificare ciò che non mi serve. Quindi, anche in questo caso, bisogna che l'intervento del plugin sia il più naturale possibile. Come vedi, nel compressore ritrovo esattamente gli stessi valori del gate.
Perché? Perché il gate non è altro che un particolare tipo di compressore che svolge una sola funzione specifica. Il compressore invece ne può svolgere di più e infatti ha anche altri valori. Però il meccanismo è lo stesso per quanto riguarda la soglia, l'attacco e il rilascio. Quello che cambia è il livello di compressione, Operare la su sempre ratio, scelta, ovvero perché posso non dare si una può compressione purtroppo estrema oppure avere la massima limitare popolarità l'intervento. possibile con della Nel musica nostro caso molto andremo a particolare. dare una Quindi bella appunto è bene compressione evitare la senza però spinta di dargli esagerare, altri. in modo che Qualsiasi si cosa ti senta abbia l'effetto. successo Quando il venga compressore entra accettato come ed evento, io ho un non è detto debba picco, essere mi va cambiato ad così. abbassare Anzi, il livello, qualcosa mentre sbaglia invece quando ho dei all'evento può punti un po' diventare più sussurrati, me li mainstream. Chi l'ha amplifica fatto in modo che appunto non poi si perdano nelle sotto un certo parole. riscontro di pubblico. E Ecco, poi iniziamo a a parlare questo senza punto, ipocrisie e dal cerchiamo momento in di cui ho tolto il rumore veramente, di parlando fondo, di ho tolto pubblico, le di frequenze essere sgradite, mainstream, vado ad cerchi che aumentare i il pubblici segnale siano più in modo ampi e più tale da generalisti tirare possibili. su Se solo invece vuoi ciò che mi pubblici più serve. particolari, con dei Ecco prodotti più che con particolari, allora questo mirare la intervento del sfera dell'offerta compressore non è sentirò una un po' più semplice regola, forte la ma voce, semplicemente una scelta ma in base senza alle la tue parte abitudini e sgradita ai tuoi gusti personali. dell'amplificare un Diciamoci segnale la audio. verità, ognuno di noi vorrebbe suonare a un festival davanti a 100.000 persone. Anche se ti piace il club, quello duro, sporco, che scendi le scale ed è senza luci, da lì viene il nome underground, la ricerca della popolarità non è un qualcosa che fa schifo, anzi è l'obiettivo di tutti, necessariamente. Per fare questa scelta ti devi chiedere se vuoi cercare di piacere, tra virgolette, un po' a tutti e quindi sacrificare un po' la particolarità della Ecco in musica, oppure sostanza se come invece sono vuoi cambiare. riuscito a migliorare notevolmente la mia voce, la mia traccia audio, riesco a dare volume senza distorsioni o senza elementi sgraditi. Ovviamente la parte del compressore può essere molto complicata da gestire e dovrò allenarmi un po'. Come faccio a rendermi conto se sto facendo bene e se il risultato è quello giusto? Ecco che una volta messi in fila tutti e tre i plugin, faccio dei test semplicemente spengendo e riaccendendo ogni singolo plugin per vedere che l'effetto sia effettivamente migliorativo. Quindi riparto dall'inizio, spengo il gate e lo riaccendo e sento la differenza. Spengo l'equalizzatore e lo riaccendo e sento la differenza. Spengo il compressore e lo riaccendo e mi rendo conto se effettivamente stanno cambiando le cose. Può darsi che una volta messo il compressore e quindi amplificato il suono finale, che io abbia esagerato con l'aumentare una certa frequenza. Allora me ne rendo conto, spengendo il compressore vado a tirare giù leggermente del gain del mio intervento sull'equalizzatore e poi riprovo, spengo e riaccendo il compressore. Ecco che facendo varie prove adesso posso riuscire nel tempo a migliorare notevolmente la mia voce. A questo punto, se il tuo sistema di registrazione è più o meno lo stesso, ti conviene salvare sia la tua linea di plugin in quest'ordine, quindi che te apri un nuovo progetto, metti i tuoi plugin e già hai lo stesso intervento con il dovuto ordine e sul più o meno sarà lo stesso risultato sulla tua voce. E poi posso salvare i singoli preset proprio perché riuscendo a intervenire sulla tua voce puoi andare a ripartire esattamente dallo stesso punto e può darsi che questo intervento sia sufficiente, oppure partendo da lì puoi andare a migliorare ulteriormente ogni volta la tua voce, anche perché avrai un orecchio più allenato. Quando poi andrai a migliorare la tua attrezzatura, questo tipo di procedimento sarà esattamente lo stesso, perché fondamentalmente un buon gate, un equalizzatore e una compressione sarà quello che dovrai sempre mettere sulla tua voce, come su altri tipi di tracce.
Però parti da questo risultato per andare poi a migliorare con il tuo allenamento, con la tua pratica e con la strumentazione. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e se effettivamente stai ottenendo dei risultati migliori intervenendo sulla traccia audio della tua voce.